manifestiamo oggi, ma la nostra lotta continuerà finché non raggiungeremo la vittoria. Il governo finora ha taciuto, l'unica cosa che ha detto per bocca dell'ex ministro Guidi era che avrebbe monitorato con attenzione. Oggi non si tratta più di monitorare, ma di esprimere un parere importante, essendo l'azionista di riferimento il governo, avendo ricevuto Cassa Depositi e Prestiti l'auto dividendo, noi pensiamo che il governo debba dare delle, e chiederemo, debba dare delle indicazioni in termini di mantenimento della guida pubblica del settore della chimica. L'avvertenza infinita, ovvero che da molti mesi ci vede nelle piazze a rivendicare un cambiamento delle prospettive, anche per i silenzi del governo che in tutti questi mesi non ha espresso opinioni e non è intervenuto esercitando il ruolo che dovrebbe esercitare, visto che stiamo parlando di una grande impresa italiana partecipata e le cui scelte industriali sono fondamentali per il paese. Pensiamo che il nostro paese non possa far meno della chimica. E una scelta come quella che sta predisponendo l'ENI è una scelta che fa perdere la chimica e soprattutto fa perdere le prospettive di trasformazione in innovazione chimica verde della grande chimica di base del nostro paese. Mancando un piano energetico nazionale è un grande danno che si fa alla nazione, ma non solo alla nazione, e chiaramente ripercussioni anche in termini di posti di lavoro e in ENI la presenza in Italia di questa multinazionale che fa energia da sempre. E stanno praticando la politica del carciofo, stanno togliendo foglia dopo foglia e stanno praticamente riducendo al lumicino la presenza di ENI come gruppo e come ultima multinazionale italiana in Italia. Oggi c'è Versalis che sta in crisi, hanno mandato via Saipem e piano piano stanno appunto sgonfiando il gruppo nella nostra nazione. Anche i lavoratori di Saipem Roma oggi intendono manifestare e presentare il proprio disagio, considerando che possono portare testimonianze dirette su quelle che sono le politiche sbagliate del governo che chiede, che non lascia fare tutto, e della ENI e di Saipem che semplicemente sono strette e fanno semplicemente logiche di business per ottenere denaro immediatamente. Voi siete quelli che stanno subendo più conseguenze, quei lavoratori della Saipem? Noi siamo quelli che hanno subito conseguenze nell'immediato, addirittura 4 mesi fa, e in modo silenzioso, perché l'azienda ha annunciato solo di fate le ferie, blocchiamo gli straordinari e blocchiamo le trasferte. E poi improvvisamente è arrivato cessione di ramo d'azienda. È insostenibile così, perché non c'è nemmeno modo di ragionare insieme. Io devo subire passivamente. Non è sostenibile.